Alfonso, gara dura doveva essere, gara dura è stata, arrivata questa straordinaria vittoria. Sì, è arrivata questa vittoria, mi mancava nel mio palmare, sono veramente contento, è stata una gara tirata fin dai primi metri. Non pensavo che saremmo arrivati al traguardo perché comunque c'era Vladimiro con Busbani, altri due davanti, sono andati via negli ultimi 30 km, poi stava Igor Zanetti che aveva una marcia in più, abbiamo staccato tutto il gruppo per andare su Arreganati, veramente ha fatto una bella azione, gli ho tenuto giusto la ruota, poi siamo andati un po', diciamo, d'accordo fino alla fine, anche se qualche cambio comunque l'ho dovuto saltare perché iniziavo a raschiare il fondo, lui ne aveva un po' di più, però poi meno male che le mie qualità da finisher mi hanno consentito di tagliare per prima il traguardo. Niente, volevo ringraziare tutti, in particolar modo tutti gli amici di squadra che mi sono stati vicini fin dai primi metri, non mi hanno fatto tirare per niente, mi hanno portato fin sotto ai piedi della salita dove dopo si è decisa la gara. Vorrei ringraziare Fabrizio che è una grandissima persona e poi, che dire, vi aspetto tutti a San Benedetto del Tronto alla Gran Fondo. Alfonso, tu sei animato da una profonda fede, vincere a Loreto ha un valore speciale. Sì, questo è un valore, cioè questa è una vittoria speciale, anche perché visto che domani è anche la Pasqua, la resurrezione del nostro Signore, dunque una doppia vittoria. Mi auguro che la vittoria di oggi e la Pasqua di domani possano portare un po' di felicità in tutte le case. Una straordinaria doppietta Melania OMM, una giornata da incorniciare. Sì, è vero, è stata una bellissima esperienza, anche se molto faticosa, sinceramente non me l'aspettavo questa vittoria, però è stata una bella esperienza. Una dedica per questa vittoria? Una dedica a mio marito che ha tanta pazienza, mi aiuta negli allenamenti e è sempre con me, il mio angelo custode. Alfonso d'Errico,